Señor, por favor. Luego, luego. Señor, por favor. Luego, por favor. Bueno, no necesita ninguna presentación. Sí, sí, sí. La señora. Soy muy emocionada. Yo he hablado un poquito de español, me lo he olvidado. Discúlpame, hablo italiano. ¿Entiende? Sí. Todos bravi. Carlos, ¿eh? Prego, accomodati. Sì, no, siedi. No, no, sono insieme. Stai piedi, più tutta no? La serata. Preferisco, sì, preferisco, sì, preferisco. Dunque, sono, sono ancora giovane. La signora tiene una freschezza mentale e fisica incredibile. La signora tiene 97 anni. No, che spavento. In alcuni días. Va a stare dietro il tempo. Dunque. Grazie, sì, dimmi. No, allora parlo io. Dunque, siamo qui per ricordare, non è un qualcosa per modo di dire o come si suol dire, però siamo qui per ricordare Mario del Monaco, un nome molto grande. Si dice che i grandi sono stati tutti un po' pazzi, non è questione di pazzia, è questione di bravura, è questione di mente che è applicata a quello che può essere la vocalità che ha dato Dio, che ha donato la natura. E allora naturalmente tutta questa grandezza viene anche dalla natura stessa, cioè che la natura viene anche da Dio. In questo modo naturalmente noi lo stiamo ricordando. Ed è con una grande emozione, perché per me Mario è stato un grande amico, un grande compagno d'arte, un grande, non so, amico sulla scena, proprio come era il personaggio. Ci incontravamo e ci univamo subito, immediatamente, ed eravamo l'uno nell'altro, eravamo dentro questo personaggio, perché lo sentivamo proprio dentro di noi. Perché così dovrebbe essere un cantante, anche un artista, insomma, sì, perché un cantante è un artista, non è soltanto un cantante, perché se è solo un cantante naturalmente grida, non canta, ma però dico, ci deve essere anche il cuore guidato da questa. E questo c'era in Mario. Quindi noi ricordiamo una persona eccezionale, che è stato per noi l'ultimo tenore eroico che ha avuto non solo l'Italia, che ha avuto il mondo e che credo non sentiremo più, non sentiranno più anche i nostri posteri, un tenore di questo genere. La sua forza, la sua tenacia. Non so, no, no, dire forza è ancora una cosa molto semplice. Quello non è forza, quella era un qualche cosa di disumano. Perché sentirlo studiare e sapere quanto ha studiato, quanti anni con quella tenacia per far capire che invece lui doveva essere qualcuno e che dovevano capirlo. Però per farlo capire a tutto il mondo ci sono voluti degli anni. Però dopo gli anni appunto ha potuto dire, ecco, io sono l'ultimo tenore eroico del mondo, si poteva dire del mondo. E questo noi stiamo ricordando stasera. E io sono ben felice appunto di questo, perché per me Mario è stato veramente, è stato tutto, perché è stato come uno della famiglia. Perché quando ci incontravamo eravamo felici, perché sapevamo subito che c'erano due personaggi da ricordare, da rappresentare, e che il pubblico ci teneva, e noi lo tenevamo così il pubblico. Perché con che cosa lo tenevamo? Col cuore e col cervello, e con la voce naturalmente. Quella voce, noi possiamo pensare che cos'era la voce di Del Monaco? Era una cosa che non si poteva pensare. Lui diceva che io non ero di questa terra, perché mi avevano portata agli UFO.
E allora i miei colleghi di allora mi chiamavano Uffetta, non mi chiamavano Giulietta. Però lui era tutto contento, dice, vedi, dice, adesso hanno capito anche loro, dice, che ti hanno portato in questa terra gli UFO. E va bene, come vuoi. Comunque noi lavoravamo lavoravamo molto in amicizia, e quando non lavoravamo, giocavamo, perché eravamo proprio come due ragazzini, ci divertivamo. Mi ricordo lui, per esempio, un giorno si è presentato alla prova e aveva delle orecchie strane. Dico, ma Mario, dico, ma cosa hai fatto alle orecchie? Dice, io niente, perché lui parlava un po' così, nervoso com'era. No, dice, niente, dice, no, dice, sono sempre il solito Mario. Dice, dico, ma no, dico, hai qualche cosa? Ah, dice, no. E cosa aveva messo? Aveva messo il mastice che si adoperava per il trucco, nel naso, non so, oppure per il trucco, insomma, e aveva messo questo mastice dietro le orecchie, perché dice che dietro le orecchie c'era più acustica. E allora lui sentiva meglio quello che poteva essere o imposto o qualche cosa del genere. Dico, oddio, ma le pensi tutte, ma di notte tu cosa fai? E dice, non dormo quasi mai, perché le penso tutte, perché io devo convincere il mondo che io ho qualche cosa qui, che loro devono capire che è qualche cosa di speciale. E infatti aveva ragione lui. E ha sempre avuto ragione per tanti anni. E appunto io ho fatto qualche appunto, perché scusate la mia memoria, che in questo momento, data la mia emozione naturalmente, noi ci siamo conosciuti a Forlì, dove io sono nata, e c'è la cavalleria, e io facevo la Lola, e lui era come un grissino, magro, vestito di nero, perché naturalmente era magrissimo, con una fascia rossa, e lui la voleva elastica, perché doveva stringere ancora di più, perché voleva essere ancora più magro, perché dice, no, perché tu riduci i giovani, quindi non puoi avere la pancia. Dico, va bene, dico, però, dico, come vuoi, io non le davo ancora del tu, naturalmente, perché avevo molta soggezione, perché era una persona che non conoscevo. Insomma, già a breve questo è stato il primo successo e ci siamo conosciuti lì. C'era anche Rina, naturalmente, la quale Rina ha fatto parte poi della famiglia, che poi è diventata come fosse la mia famiglia, perché ho voluto bene a tutti, come pure il rappresentante oggi abbiamo Giancarlo, che io ho visto che era piccolo così, si può dire, non era che fosse piccolo così naturalmente, intendo dire era molto piccolo, e mi offriva, mi ricordo, in un bar dove eravamo, mi offriva i pezzi di panettone e diceva, ma vuoi un pezzo di panettone? Con questi occhi brillanti, dice, da bambino furbo, intelligente. E io ero incantata di questo ragazzino e dicevo, ma dico, io non mangio perché devo provare dopo, se no mi attacca in gola. No, dice, ma papà lo mangia lo stesso. No, papà può fare tutto, io no. E dice, no, dice, ma prova, dice, sei buon, continuava a dirsi. E sei buono, dialetto cioè, di Venezia. Buono. In veneziano, naturalmente, è buono. E insomma, io l'ho accontentato, ne ho preso un pezzetto e poi me lo sono mangiato poi in albergo alla sera quando sono andata a letto. Faccio per dire che anche io ho preso parte anche alla famiglia. Una volta ho portato anche, per esempio, avevo un grande cane afgano e loro avevano la piscina nella villa e allora ho portato questo cane. Questo cane, poveretto, non ha mai visto l'acqua. Per cui lui, quando ha visto tutto bianco, tutto azzurro, non so com'era, naturalmente aveva un pelo bellissimo che era molto alto, degli occhi proprio, era truccato alla Callas proprio, bellissimo. E col pelo che toccava terra. E lui appunto naturalmente ha visto l'acqua, però è entrato dentro e è caduto nell'acqua. È venuto fuori che era come un osso, perché era talmente magro e tutto questo pelo era tutto appiccicato e quindi lui si divertiva un mondo. Intendo dire che era anche un ragazzone, si divertiva con delle piccole cose. E poi naturalmente faceva di tutto, faceva il pittore, faceva una cosa, questa, quest'altra, insomma era un diavolo. Era un diavolo perché non sapeva più cosa pensare, ma perché sapeva che tutto faceva parte di quello che poteva essere la sua voce, perché lui voleva arrivare perché sentiva che doveva arrivare. Dice, un giorno, dice, sarò il re,
E infatti è diventato così. Questo era Mario. Questa era la vocalità difficilissima contro il gusto di molti. Perché molti dicevano, ma questo canta 2 o 3 mesi e poi scoppia. Perché dice, gli viene un aneurisma, dice, non può cantare così, non è possibile. E lui invece insisteva, faceva dei vocalizzi che faceva paura. Io scappavo quando sentivo fare i vocalizzi. Dico, ma perché fai questi vocalizzi? Dice, ma perché? Dice, bisogna obbligare, dice, le corde vocali, bisogna così, bisogna colà. Era sempre in lotta col suo apparato, diciamo, di queste corde vocali e così, eccetera. E poi naturalmente tutte le difficoltà del vero eroico, del vero tenore eroico, insomma, queste le aveva assunte proprio tutte in pieno. E poi naturalmente c'era la centralità della famiglia, che era Rina, perché Rina è una donna che ha fatto tutto per quell'uomo, dal portare le valigie, non so, da accomodare una cosa, questa, quest'altra, veramente è stata un tesoro per Mario. Le ha perdonato tutto, perché naturalmente era un po' birichino, però sì, ma lui lo sapeva e lo sapeva anche lei, però lei perdonava. Però i viaggi ne organizzava tutto lei, era tutto lei, tutto lei. Era una donna straordinaria. Io la amavo molto. Tant'è vero che io Mario poi lo chiamavo Marussi. E lei mi ha detto, dice, Giuliettina, dice, ma non ti spiace che lo chiamo Marussi anch'io? Ma dico, dovrei io si chiedere il permesso alla moglie di chiamarlo Marussi invece che Mario? No, dice, ma è talmente bello, dice, e poi piace anche a lui. Beh, dico, allora se siete contenti tutti e due, Marussi sia. E infatti Marussi è sempre continuato a essere chiamato così. Dunque, la mia vita vicino alla famiglia, appunto, ho detto, il collega perfetto, perché era... Nel patto delle orecchie ho già raccontato, un vero amico, uno dei pochi insieme a Maria Callas, si può dire, perché anche Maria Callas è stata una vera amica per me, cosa incredibile per il pubblico che la conosceva come la famosa tigre, ma le diceva, vedi, se mi pestano un piede, io reagisco alla greca, tu invece sei talmente buona che sei stupida. Perché dice, tu poi magari ringrazi col sorriso, ma però ti hanno fatto male al piede. E dico, ma io sono fatta così. E dice, lo so, dice, ma però cerca e vedrai che un giorno ti ricorderai le mie parole e allora capirai che avevo ragione. E aveva ragione, perché io ancora non sono sviluppata, io non sono matura. Io alle volte sono ancora un po' bambina. E alle volte mi prendono in giro e credono che io sono un po' tocca, viceversa no, questo è ancora a posto, gli occhi pure, non so poi che cosa d'altro, insomma la parola, insomma me la cavo ancora un po', sì, insomma, più o meno, diciamo, con la vostra bontà di ascoltarmi, ma però insomma l'importante è che sono qui per ricordare Mario Del Monaco, questo sì, e poi lo faccio veramente con tutto il cuore. E stanotte prima di addormentarmi, dicendo le preghiere, dirò, Mario, spero molto che tu mi hai ascoltato, mi hai visto da lassù e sai quanto bene ti ho voluto, come ci siamo voluti bene, come abbiamo lavorato assieme. Perché lui, per esempio, non so, quando mi buttava a terra oppure mi stringeva i polsi, non mi ha mai fatto un graffio, non mi ha mai fatto niente. Mentre invece qualche altro magari mi feriva. Magari con una punta di coltello, che adoperava magari un coltello che era un pochino graffiante, e allora naturalmente io avevo delle ferite, ma io lasciavo fare. Ma però capivo, Mario non mi ha mai fatto il minimo graffio, pur essendo un grande attore, perché lui era un grande attore cantante e ci metteva proprio tutto di sé in questa partecipazione. E allora io lo amavo insomma per questo, ecco, lo amavo, intendiamoci, non capite... Non cercate di capire la parola amore come oggi la possono capire, perché oggi è tutto deformato, quindi non si può capire la parola amore. C'è anche l'amore platonico, c'è l'amore paterno, c'è l'amore materno, insomma. Ci sono tanti generi, tanti sentimenti che assomigliano all'amore. Ma per noi c'era un amore proprio di fraternità, Non so come, non trovo le parole. Ecco, questo, alle volte mi mancano le parole in questo senso che vorrei appunto aiutare. Ma comunque dico, questo è quanto io posso dire senza annoiarvi, quello che posso dire di Mario.
perché era una persona eccezionale in tutti i sensi, anche con tutti i suoi difetti. E io l'ho voluto bene così, perché era così, ridevamo con Rina e con lui, appunto, ne ridevamo così. E insomma, così era. E altro di me non vi saprei narrare, perché sono la vostra vicina, che vi viene fuori, fuori come si dice? Fuori ora. A importunare. Aggiungo che vi voglio bene, come ho sempre voluto bene la Spagna. Non so, forse perché, non lo so perché. Fatto sta, insomma, che alla Spagna ho sempre avuto un debole. La sentivo, insomma, ero sensibilizzata, diciamo, a questo pubblico. E quindi stasera sono felice anche per questo, perché sono in mezzo alla Spagna, è più semplice. Grazie. Grazie.